Allora, sono qua in Solidworks e voglio creare un foro, dunque schiaccio qua, creazione guidata fuori, schiaccio anche e vado a usare, può usare questo qua, proprio filettatura lineare. Ok, vado giù, qua posso mettere anche benissimo Dini, ISO, quello che voglio. Ok, facciamo per foro corto, lasciamo per esempio M10. Qui questa volta rispetto al solito clicchiamo qua, ok? Questo che rimuovi filettatura, ok? E se io lascio così, ok? Adesso vado qui, sfasatura, togliamola, vado in posizione, ok? E la metto in centro, ok? E qui andiamo a tagliarlo. Va tutto bene e così via. Se invece proviamo a fare questo, cioè andiamo ad alzare questo, questo va di conseguenza ok, va bene, ma se io faccio così, lo tolgo, ok, e questo lo aumento, e questo per esempio. Questo lo diminuisco e questo lo aumento, succede una cosa del genere. Succede così, adesso andiamo a tagliarlo, ecco, sezionarlo, l'avevo già sezionato, succede così. Una cosa stranissima, cioè che diciamo il perforo è più corto di questa lamatura, ecco. Niente, era semplicemente una curiosità, come modificando questo. Se questo diventa lo slego diventa più lungo, naturalmente in questo caso qua tolgo, rimuovo filettatura, no? Se invece è così, naturalmente qua non succede nulla, ok? E ecco, era semplicemente, ripeto, per far vedere questa qua, naturalmente questo perché è legato al perforo, mentre qua viene tolta come si dice, perché viene tolta la filettatura qui, no? Anche se noi andiamo a rimuovere filettatura, però se noi andiamo a vedere, questo qua è M10, abbiamo fatto M10 e questo è il perforo, ok? Però succede questa cosa qui che è stranissima. Vabbè, spero di essere stato utile, comunque è una curiosità. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.